Capisci, Penarì? Se il cardinale Schmidt ci è venuto apposta da Vienna per parlare col Papa, sta sicuro che sta chiedendo aiuti per l'imperatore d'Austria. È già un'ora che sta là dentro. Vostra Eminenza teme che Sua Santità possa aderire all'invito? Certo, per Papa è un'anima pia. È uno di quelli che chiamano ancora sante le crociate, è puro capace d'organizzarne una per quest'occasione. Non ci dimentichiamo che al tempo delle crociate vere andò a finì che tutti i nobili più scarcinati e avventurieri ne fecero un fatto di potere personale. Dopo una serie di atrocità, di stupri ed ammazzamenti, se nominorno che il principe d'Antiochia, che duca del Santo Sepolcro, e buonanotte al secchio. Che volemo fare la stessa fine con questi quattro ombriaconi dei principi romani? A Bennari, se questi arciano la cresta, va a finire che diventiamo noi schiavi loro. E quando te lo pagano più il tributo? Che te dicevo, lupus in favola, hanno già sgamato, e per primo. Per principe Lanzarotti, per più spiantato, avido e puttaniere di tutti. Sai che per crociato? Ah, in quanto a questo ce n'è anche di più belli. In Trastevere stanno formando un'armata di scalzacani agli ordini di Meo Patacca. Va bene lì. Eh? Ma questa è una notizia meravigliosa. Tu mi stai dando la salvezza, vieni con me. La santità vostra perdoni la mia irruzione non sine causa. Santità, il fiorfiore della gioventù romana sta organizzando una crociata volontaria contro i turchi. I migliori tra i figli di questa città santa partono per offrire le loro vite ai fratelli austriaci oppressi. Sia lode al Signore, ma e i nobili? Animi splendor nobilitati non cedet. La nobiltà dell'animo vale forse meno di quella del sangue. Vuol dire che col permesso della santità vostra, i nobili aiuteranno l'impresa con offerte in denaro. Vostra Eminenza ha pensato alle reazioni dell'imperatore d'Austria quando si vedrà arrivare quei quattro scarciacani? Penneri, quelli lì, gli scarciacani, Vienna manco sanno da che parte sta. E quando ci arrivano dall'imperatore? Ma mio Patacca sarà considerato un eroe e si tratta di quel pendaio da forca che sparla sempre del clero, della nobiltà e di Vostra Eminenza. Ragione di più per levarselo dai coglioni, almeno per un po' di tempo. E così, tanto per saperlo, Dall'altri principi ci siete stati? Ne abbiamo già visitati parecchi, eccellenza, e sono stati tutti molto generosi. Molto generosi. E te credo. Cosa non si farebbe per far piacere al cardinale? Ecco, tenete. Grazie. E così andate a combattere i turchi a Vienna. Andiamo a combattere i turchi a Vienna, eccellenza. E con i soldi nostri? E con i soldi vostri, eccellenza. È proprio una bella idea. Beh, è un'idea del del cardinale, eccellenza. Col vostro permesso vorrei contribuire pure io in qualche modo alla spedizione. Magari con gioiello mio personale. Voi intanto date da bere agli ospiti. E voi, Giovenò, venite con me. Li cofanetti ce l'ha di là. Da sta finestra io ti guardo sempre. Quando passi vanno a campo vaccino. Ci siamo già abbracciati l'altra volta, ti ricordi? Eh? Ah, sì. Quella volta del tavolino. Me ricordo, eccellenza. Lascia perdere, eccellenza. Vieni qua. Eccellenza. Lo dico, ma quelli della... Quelli della... Che... Mica per me, ma... Ma che penseranno? No, voi gli avete detto che era per darmi un gioiello vostro. Eccolo, gioiello mio. Beh, non dici niente. Manco un complimento. Fresca. Brava, vieni.